Io troverei e basta. Boom, baby. Molto bene. Doppia uccisione. Ciao, in questo video, come avrete visto dalla copertina o dal titolo, andrò a giocare Lulu Mid Attack Speed. Ma perché? Perché stavo giocando Zoe, la stavo allenando e me l'hanno bannata. Ho rosicato e ho detto, ma io mi diverto e gioco questo pick che fa dei danni osceni, perché non era la prima volta che la giocavo. Mi è capitata di giocarla in degli eventi speciali durante le live. Ma vediamo subito la build. Come primo oggetto vado a fare la lama del re in rovina, che mi dà attack speed e velocità ovviamente di movimento rubandola agli avversari, oltre che alla possibilità di curarmi. Secondo oggetto sono andato a fare la static, che forse quello che si può cambiare magari facendo già come secondo oggetto l'archibugio a ripetizione, ma cercavo quel proc di danno tutto insieme, che se considerate che Lulu andate a rallentare, vi mettete lo scudo, tirate sto attacco base che procca, la lama del re in rovina, lo static, inizia a fare dei danni importanti. Terzo oggetto metto le scarpe, quelle che mi aiutano a curarmi, che poi diventeranno una zona difensiva come se fossi semplicemente una di carry. Ovviamente potete fare anche la fascetta d'argento vivo se vi serve, perché hanno tanti cooldown e tanti cc. Mentre come terzo oggetto vado a fare l'infinity edge, perché a questo punto cerco la possibilità di aumentare il danno dei miei critici, e come quarto oggetto vado a fare l'archibugio a ripetizione o la static se li avete invertiti, che mi darà altro critico, altra attack speed e ovviamente in questo caso il range. Come ultimo oggetto qui ho messo i saluti di Lord Dominic, che danno penetrazione e altro critico per poterlo aumentare, ma rimane sempre quello più situazionale, quindi potete mettere l'anti-heal oppure potete mettere la Guardian Angel, ma preferisco andare sulla build full attack speed e critico. Perché? Perché tanto ho scudo, suprema, flash e tanta altra roba che mi permettono di sopravvivere e di baitare gli avversari. Per quanto riguarda le rune invece vado ad utilizzare Little Tempo, debolezza, Little Tempo ovviamente per l'attack speed come se fosse una di carry, debolezza perché applicate lo slow e aiuta comunque ad aumentare i vostri danni, poi però la potete, diciamo, ecco, quella un po' più situazionale da cambiare, carapace adattivo che mi aiuta con la salute bonus, l'armatura e le resistenze magiche, perché comunque non ci stanno mai male, ed infine la fascia del flusso che aiuta con il mana, considerando che utilizzerete le vostre abilità ma non avete niente di oggetti che vi danno mana regen o roba del genere, quindi fa comodo. Infine, come incantesimi, gioco con l'ustione e il flash perché cerco di essere il più aggressivo possibile e fidatevi, lo vedrete anche nel game, le prime kill in lane saranno super facili da fare. Ma detto questo, andiamo a vedere il gameplay. First blood. Giuro, stavo sperando perdessero la lane malamente. Vabbè, Pyke avrà grabbato. Aggrammato. Il minion che dodge alla Q di Lulu? Beh, direi che era un po' meglio Zoe di Lulu mid. Ma giusto, vabbè, ho tirato la Q indietro pensando di essere Zoe, raga. Tutto a posto. Ma vabbè, no, ci sta la gente che non viene da PC. Ma chi se ne frega? Per me, cioè, raga, bannare un champion a un vostro compagno, io non lo faccio neanche con Teemo, con Senna. Cioè, che lo farei molto volentieri, ma so cosa vuol dire se quella persona gioca tiltata dall'infinito che tu gli hai bannato il champion, oppure ti trolla il game. Perdi lo stesso. A quel punto, giocala e basta. Cioè, veramente, io solo perché sono un partner Riot e perché sto sul main e in live, perché se ero sullo Smurf out of live, cioè, io gliela rannavo down. Ma non mi è, purtroppo alla fine non mi è mai capitato di farlo. Al massimo ho fatto schifo qualche game. Mi dispiace per te. Perdonami. Ok. Perfetto, tutto calcolato. Jin è morto. Io prendo la placchetta. Ho preso i minion, succosi. E Tristana ha preso solo l'assist. Effettivamente mi sa che... Non so se mi conviene maxare comunque la Q oppure no.
Su PC me lo fanno 7 volte su 10. Ma io gli troverei. Vabbè, ti giuro, per me io gli troverei e basta. Easy. Non ho neanche ricallato ancora. Prendo le curette. Un'altra placchetta. L'ulumide è fortissima, raga. Fa un sacco di danni. Ora vado in base. Cavolo, devo prendere un altro minion. Almeno prendevo già... Aspetta, no, l'aspetto, dai. Niente, Sion. Mi dispiace. Oh, bello. No, io aspetto solo che muore Jin per pingarlo. Se questo è un video YouTube su quanto è forte Lulumid... Sappiate che Jin mi ha bannato il mio campioncino. E io mi sto divertendo con un pick che mi piace. Lulu AD attack speed. Guarda pure la Q quanto danno fa. Cioè quanto danno fa la Q considerando che sono a D comunque. Vado a prendere le scarpette. Prendo le scarpe quelle... Per riprendere la vita? No, beh, un po' troppo presto, dai. Vado comunque di altra attack speed. Mi faccio la static. Vai, funny times. Cioè, sicuramente a un certo punto dovrei fare, credo, l'infinity. Sì. Perché sennò gli attacchi non fanno niente, sono solo veloci. A meno che non faccio static with sand, tipo meme. Molto bene. Facciamo la torretta. Della prima torre, mi sa. Ma che perché era mid? Non, so. Non lo so, è mezz'ora che mid. Secondo me ha abbandonato Jin. Ha capito che sono io la TKR Alpha e non quel basta. Simpatica persona che mi ha bannato il champion. Guarda, guarda che prendo la torre mid. 5 minuti e 44, prima torre. Flashato perché prima mi ha fatto veramente tanto male Jin e Tristana con quella combo. Allora, amico. Beh. Ma scusami, ma quanto è fidata? Allora, compriamo le scarpette, almeno mi muovo più velocemente. Che faccio? Che faccio? A che altra attack speed mi serve? Però hanno tanto AD, quindi la Witsend è veramente una caponata. La vado veramente di static. Faccio static infinity. E poi rapid fire cannon per ultimo. Però poi mi manca... E poi la penetrazione, dai. Dai, quanto corre? Guarda che figa con la skin di Caitlyn. No, no, vado prima di... Boom, baby.
Quanto mi manca la static? No, 1100 gold. 150 gold. Vieni qua, amico. Vieni qua, amico. Vabbè, me li prendo io. Ciao, Frank! Ciao, Joe! Dariuski? purtroppo... Speravo rimanesse mid a prendersi il brocchiere o lui. Però vabbè, ha deciso di andare top a tentare un fight con i free gold. Non gli piacevano. Max, lo scudino per secondo, anche se non è grossissimo perché non ho AP, però... Poi mi farò... Che mi faccio? Faccio l'infinity a questo punto come terzo item. Ci sono tre persone mid. O quattro. Vabbè, Riot... Molto bene. Doppia uccisione. 5-1. Perché mi ha pingato? Chi è che ha pingato? Te, non lo so. Boh. Beh, sta gente non è che sappia particolarmente giocare a sto gioco. Sto facendo i compiti, dai! Nel frattempo ti porto concentrazione. Ah, se posso lo faccio morire Gino, ovviamente, eh? Cioè, nel senso, proteggo gli altri, ma lui no. Arrivo. Sei troppo lontano. Ah, sì, peccato. Ah, oh, Tristana, vieni qua, fightami. Fitemi. Niente, Tristana è fuggita. Ciao Federic, buonasera. Oh, Lulu Carry è fortissima. Guarda, 5-1. Look at the damage, look at the moves. Adesso andiamo al Drake. Gin cane, ti fai carriare. Oddio, prendo quel rosso. Molto meglio su di me che su Gin che fa 8 attacchi base. E non ti fight se va bene. Vai, vai, vai. E niente. Aspettate. La madonna. Mamma mia, quanto ti faccio perire, Gin, se riesco. Cioè, cosa che sta avvenendo da lì? Mi sa che sto io che è quello che perirà invece. LOL. Sono sicuro al 100% che Caitlyn voleva tirarlo su di me. E grazie a Dio non ha preso... niente. Lo dai. Solo per prendere l'assist. Oh cacchio. Quanto mi ha fatto questa qui? Che poi se no non me l'avrebbe mai bloccata. Dovevo tipo flashare tentando di predictargliela. Rallentato. Fuggo, fuggo, fuggo. Quanto mi manca l'infinity? 300 gold, sono un po' tanti. Vabbè no, sai che faccio? Prendo queste. Sei scoppiato. Ma Tristana fa danno, no? Sì, in qualche modo sì. È Tristana che è un bel champion. 0-8 fa comunque danni. Main Lulu, certo, vediamo se... Se è video material. Fatto è che ho un sacco di video della jungle. C'ho Gragas, Graves, Zed, scusami, Kha'Zix. Un video di Echo Mid. E mi pare un altro in jungle. E Shyvana pure. No! Io, volevo ultare lui. Vabbè. Tutto bene ciò che finisce bene. Però ha fatto buoni danni.
zio, cioè, sei scoppiato. Caitlyn continua a rimanere pericolosa. Che c'ha sempre il rosso sta Caitlyn, è incredibile. Da qualcuno lo prende sempre. Arrivo. Oh, ma questo è blu. Buono, buono, mi serve. Vado prossimo item e vado rapid fire. Arrivo? Sì. Ah, vuoi fare Baron in due? C'era lo scudo, non ce l'ho ancora. Adesso te lo posso dare. Ok. Scusami. Scusami. Cosa vuol dire? Va bene. Niente Arurf, non le faccio mai, faccio solo Ranked. Ciao Ina, buonasera. Bel champ Rengar, davvero. Perché questo mi lascia il rosso? È intended? O è solo scemo? Ah, sì, io non mi ha anche lasciato il farm. C'è lo scuttle. Vai, Pyke. Grabba qualcuno. Oh, cazzo. Questo farà male. Addio. Dove è andato? Ah, si è dovuto zoneare. Povera Tristana, comunque. È scoppiata. Vorrei chiudere il rapid fire, ma mi sa che abbiamo vinto. Vabbè. P8, anche se non so se arrivo in tempo sul Nexus. Ma troppo... Cioè, sto Baron ci ha vinto il game. Assurdo. Arrivo anch'io. Oh, Lulu mid, attack speed per quando vi bannano il vostro champion preferito e carriate uguale, ma gli fate credere che forse trollerete. Tutti i giorni live dalle 16 alle 20 su Wild Rift, Twitch.